così è Napoli, nonostante sia una squadra che ha dei problemi allucinanti in campionato, diciamo, per quello che riguarda la difesa, poi comunque sia sempre un attacco sconvolgente, perché quando schieri un giocatore come Gonzalo Higuaín è un attacco sconvolgente. E non so a vantaggio di chi, non è detto a questo punto nemmeno che ti tieni eventualmente un terzo posto, perché potresti tranquillamente scendere al quarto. Questo qui è stato un campionato, come lo definireste? Come lo definirebbe Garcia? Come lo definirebbero tutti quelli che stanno dicendo è colpa della piazza? Come lo definirebbero tutti? Quindi poi vuoi dire, chi la pensa diversamente, chi pensa che Sabatini abbia sbagliato, che Garcia abbia sbagliato, che De Rossi e qualche altro giocatore all'interno dello spogliatoio rimino contro, che questa squadra non si allena, cioè chi pensa tutte queste cose, come viene definito? Un pazzo, un ciarlatano? Io vi dico, c'è il rischio che arriviamo al quarto posto, poi fate voi. Sì, sì. Io guarda, fino a che siamo secondi spero che teniamo questo risultato, io spero sempre nella reazione dei giocatori. Noi ci credo fino all'ultimo, almeno il secondo posto, perché significa... Guarda, anch'io da tifoso, però ti posso dire una cosa, noi questa partita la giochiamo a Cesena, la giochiamo su un campo sintetico su cui non ha vinto nemmeno la Juve. Sì. La giochiamo su un campo in cui un tale De Frella, anzi con una squadra per la quale il tale De Frella ha segnato all'Inter, e praticamente hanno pareggiato anche con l'Inter questi, e mo l'Inter non è questo squadrone, però andiamo sempre a paragonare il monte ingaggi delle due squadre. Sì. No? Cesena, che è una squadra che sta scendendo in Serie B, non è comunque una cosa semplice, perché ormai della Roma non ha paura più nessuno, ci hanno capiti. Esatto, e diceva la Zampa, possono, ci puniscono. Vero, vero. Perché ormai il gioco lo capiscono, non hanno paura. Ma il gioco l'hanno capito, e d'altronde noi non possiamo fare nient'altro, non abbiamo attaccanti. Sì. Quindi adesso che fai? La speranza è che le pareggi tutte fino alla fine. E ricordiamoci che la penultima giornata c'è pure il derby. Esatto. Quindi comunque il secondo posto sarebbe ottimo per l'ingresso diretto in Champions, se sono soldi che magari investi con un giocatore o due buoni. Sì, sì. Il fatto che tu lo perdi con la Lazio poi sarebbe, cioè, terribile da nascondere a casa. Ma sì. Poi dopodiché io penso che comunque sia il danno ormai è già fatto, nel senso, io penso che il giocattolo si sia rotto, quindi per quanto io darei fiducia a Garcia, perché mi è piaciuto molto l'anno scorso come allenatore, mi è piaciuto anche nell'abbondante prima parte di questo anno, quindi diciamo per un mezzo anno di defaillance della squadra, che però è una cosa, diciamo, una colpa da dividere con tutta la società e con tutta la squadra, io lo terrei, però secondo me il giocattolo si è rotto, no? E detto questo ti dico anche, andiamo a vedere se effettivamente, tu dici, arrivando al secondo posto si prende qualche soldo e si investe. Guarda, uno andando a fare i conti, perché i conti si può fare, tutto sommato ti rendi conto che sì, sono stati investiti una trentina di milioni rispetto a quello che invece è un autofinanziamento, tutto sommato. Quindi voi dici, i soldi della Champions sono stati spesi, cioè quei soldi della Champions fondamentalmente ci abbiamo comprati tutte. Esatto. Basta. Esatto. L'anno prossimo che facciamo? Cioè, nel senso, io mi chiedo, no? Seppure Sabatini se ne va via, poniamo, no? E ti prendi un direttore sportivo quale Branca, quale Pantaleo Corvino, perché insomma non è che ci siano in giro, chi c'è tutto sommato in questo momento, no? Ti prendi questi direttori sportivi qua, comunque Pallotta gli dice, guarda, io ti metto in mano tot soldi, fai tu, no? Sì, certo. Costruisci la squadra, dipende quanto gli mette in mano. Io certo, che farei. È che secondo me Sabatini, comunque sia, che tra cessioni e variate altre operazioni di mercato fondamentalmente ha avuto un budget più che dignitoso, perché 30 milioni magari sono quelli che ci ha messo la società con aumenti di capitale e quant'altro, però poi ci sono state anche le plusvalenze, su quello è stato molto bravo Sabatini. Dopodiché però Sabatini doveva reinvestire, no? Sì. Io non mi fido appunto del fatto che non mi fido di far reinvestire Sabatini un'altra volta, semplicemente perché, come ho detto all'inizio, diciamo, intervento
ha preso 28 bidoni scusate, ha preso 28 bidoni su una cinquantina di giocatori che ha comprato. Quindi voi dite, di che stiamo a parlare? Io comunque, sai, farei una cosa pure coraggiosa, no? Farei diventare Garcia più allenatore all'inglese, che si occupa anche, esatto, del mercato. Esatto. Gli metti un direttore sportivo, no? Scusa, aspetta che finisco. Gli metti uno vicino che dice: guarda, tu hai tolto i soldi, devi comprare quelli che ti dice Garcia. Tu devi solo occupare, esatto, ecco, i dettagli, no? Però ti compra quelli che vuole lui. Ma io sono perfettamente d'accordo. Cioè, nel senso, anzi, noi dovremmo tutti tendere, innanzitutto perché all'interno delle società si risparmierebbero anche. Mi pare che Sabatini ha uno stipendio, insomma, di 800.000, 900.000 euro l'anno, no? Tutto sommato questo è anche un risparmio per le società, di un allenatore che si responsabilizza, prende i giocatori che sono adatti, diciamo, al suo gioco, li valuta direttamente lui, e se quindi si assume oneri e onori di tutto quello che ha fatto. Cioè, uno dei più grandi allenatori della storia è Sir Alex Ferguson, no? Esatto. Che, tra l'altro, noi tifosi romanisti ricordiamo sempre, ma tanto, insomma, stasera sto facendo tutte le citazioni proprio di quelle. Mi stai uccidendo. Comunque, Sir Alex Ferguson è un grandissimo allenatore, perché? Perché ha vinto tutto e fondamentalmente il Manchester l'ha gestito sempre lui. Sì. Cioè, non lo gestiva nessun altro il Manchester. Quindi sono vittorie tutte sue. Poi lui dirà: sì, sono stati calciatori, sono stati, certamente, tutti quei campioni che ci ha avuto, però, voglio dire, ha fatto tutto lui. Ha sempre riuscito a rinnovare la squadra, no? Fa buone... Ha sempre rinnovato la squadra, è sempre stata una squadra competitiva, lui non ha mai sbagliato. Quindi, rendiamoci pure conto, cioè, non ha mai sbagliato, adesso è un termine forte, però, voglio dire, nell'arco temporale è così lungo, no? Dei piccoli errori nei confronti delle Champions, dei campionati, delle coppe nazionali vinte, insomma. Sì, sì, esatto, magari ha fatto una delle squadre, una delle squadre sbagliate di sempre. Appunto. Quindi sì, io sono d'accordo con questa tua proposta. Va bene. La faxiamo a Trigoria, vediamo che ci dicono. Ma sì, magari. Però perché credo Garcia, lui voleva, piaceva Strootman, piaceva Gervinho, e i risultati sono venuti. Quindi gli darei fiducia. Sì, ma certo, ma non è che, voglio dire, adesso se Sabatini non prendeva un giocatore di quelli che voleva Garcia, era un criminale. Cioè, voglio dire, no? Nel momento che allora allenava tu la squadra. Ecco. È ovvio che c'è una situazione di compromesso, però io mi chiedo, questo compromesso da che cosa derivi? Cioè, fino a che Sabatini mi porta i giocatori che vuole Garcia, più se avanzano dei soldi qualche bel giovane, va bene tutto sommato. Ma quando Sabatini mi porta i giocatori vuole Garcia, magari più Dumbia, no? È una cosa che io non capisco. Io mi ricordo che all'inizio proprio dell'era Garcia volesse Dumbia, ovvero era un giocatore ivoriano, quindi sicuramente con lui non c'era nemmeno un impatto linguistico, no? Gervinho è uno dei suoi pupilli, ma anche uno di quelli con cui si capisce di più, cioè Garcia, perché ovviamente la lingua francese parlano. All'inizio sicuramente era così, ma dopo l'ernia che ha avuto Dumbia, per cui si è fatto questa operazioncina ancora prima di giocare contro di noi in Champions League, era praticamente ritornato, aveva giocato 8 partite nel campionato russo, ha fatto mi pare 6 gol, una cosa del genere, quindi sì, una media pure di tutto rispetto. Esatto. In Champions League aveva fatto bene, però io avrei chiesto sinceramente a Garcia se ancora lo convinceva un giocatore che poi, non appena è arrivato, senza nemmeno visite mediche, come dicevi tu, ha detto che ha dormito male su un materasso. Sì, che storiaccio. Cioè, ma noi ci rendiamo conto di questi cialtroni? Perché questi non sono nemmeno giocatori di pallone. Cioè, io gioco a pallone al campetto, quello lì non riesce a allungare una c***a, insomma, vabbè. Comunque adesso non ci allunghiamo nemmeno su questi episodi, no? Però è ovvio che la Roma ha perso la bussola sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della gestione societaria. Secondo me è una buona notizia quella che Sabatini si prende le sue responsabilità, è una buona notizia che sembra appunto che Baldissoni si voglia dimettere.
perché ovviamente, diciamo, né stanca ripartire, disturba anche ripartire un'altra volta con un altro ciclo. Però d'altronde in situazioni come queste la rivoluzione è necessaria. Baldissone, ricordiamo che è consigliere d'amministrazione della S Roma. Sì. Quindi una rivoluzione parte anche un po' dall'alto, no? Se se ne dovesse andare via. Ma non so se se ne va da consigliere delegato, tutto sommato potrebbe anche rimanere, ma senza avere più il ruolo di direttore generale, fondamentalmente, no? Sì. Che sarebbe una cosa pure, come dire, nel momento in cui devi andare a curare gli interessi economici e sportivi di una società, ci vuole pure una persona competente. Quello fino al giorno prima faceva l'avvocato, io adesso, vuoi dire, no? Sì, non in determinati dire, settori, però... in determinati settori devi essere specializzato. Esatto. Sì. Lorenzo, è la media noce, mezzanotte. Sì. Senti, sì, sì, l'ultima cosa. Vai. Come finisce il classico? Il classico, no, ma io sono convinto. Rossi può. Io sono convinto che il Barcellona possa fare il risultato e lo farà. Speriamo. Invece sul derby Champions League non mi viene niente. No, quella era un'altra cosa, era collegata. E io anche qui ho la grande speranza, diciamo, che l'Atletico possa fare. Senti, il risultato e lo farà. Io ho detto in precedenza, all'inizio della trasmissione, che secondo me da domani fino ai primi di aprile l'Atletico si preparerà solo per quella partita. Sì, ma il Ciolo diventerà, secondo me, un toro proprio, gli uscirà fumo dalle orecchie, insomma, sangue dagli occhi, proprio sarà una bestia. Perché? Proprio per prepararsi a quella partita lì. Eh sì, perché se domenica il Madrid dovesse perdere il classico, andare a meno 4 e magari Ancelotti rimane con una gamba in mezzo fuori la panchina, loro hanno una grande occasione di dare una botta forte al madridismo. Esatto, la botta definitiva fondamentalmente, sì, di questa, sì, stagione al Madrid. E peraltro di proseguire, diciamo, questo cammino in Champions, che negli ultimi anni, insomma, anche l'anno scorso, è sempre più facile andare avanti in Champions, poi nonostante la vittoria dell'anno scorso dell'Atletico, ma è sempre più facile andare avanti in Champions che in campionato, in quest'anno specialmente, insomma, perché ormai possiamo dire anche che il campionato, mancano molte partite, ma si sta delineando come piazzamento. Il Valencia ha rivinto anche oggi, appunto. Va bene, Lorenzo, un abbraccio, grazie. Ciao, grazie. Va bene, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Insomma, stasera sono saltate tutte, ragazzi. Sì. Sono saltato tutti i nostri tempi, collegamenti. Esplosa la discussione giallorossa. Siamo andati a braccio e va bene. Davide, così, esplosa. Dai. Esplosa, la discussione, sì, giallorossa. Vediamo di recuperare al volo un attimo, però, perché insomma, cerchiamo di fare anche una cosa per chiudere carina. Poi non sappiamo se Di Cosmo sta dormendo, si è addormentato. Col foglio delle scommesse in mano. Sì, è saltato tutto. Il Pampa ci arrabbierà molto che stiamo facendo saltare tutto. Ma insomma, oggi la discussione ma che dovevamo fare, Davide? No, infatti, ma è giusto, no? Perché si vuole tanto parlare, è giusto anche parlare di sta Roma, no? Esatto. Perché la si critica, però, secondo posto. Vediamo come può andare. Vediamo, spunti. Dai, sentiamo lo squillo per